Wow, che nemici e un periodo di qui ritrovati in questo nuovo video. Undicesimo, decimo, decimo dovrebbe essere l'episodio della SBL Sweet Basketball League. Che attenzione, sta per compiere un traguardo molto importante, ovvero compiere i suoi 25 anni dalla creazione, appunto, della Lega. E nel prossimo episodio. Fatemi sapere la vostra, secondo me è una bella idea. Anzi, me l'avete consigliata a voi nei commenti dei primi episodi e vi ringrazio. Fatemelo sentire con un mi piace se lo volete vedere. Andremo a creare il, 20, il team del 25 anniversario della SBL, Come è stato fatto dalla NBA 25, 50 e 75, l'hanno fatto qualche stagione fa, giusto quello più fresco. Ecco, noi andremo a fare quello del 25ennio. E uno... Forse due di quelli che faranno sicuramente parte, ed ecco perché vi sto mostrando questa, questa schermata: è Gianni Santocupo che si ritira tre volte MVP e tre volte campione NBA in tre squadre diverse. Tra l'altro, con un final MVP, Carmalone alla fine non ha mai vinto il titolo, ma anche lui è stato una volta MVP e giustamente nella Hall of Fame, vicino anche a Joe Johnson, che è quello che ho più dei dubbi. Però. Comunque, 21 di media, direi. Ma Maglie ritirate per tutte e tre e anche Chris Malley, che però non è andato nella Hall of Fame. Tra l'altro, vi faccio notare la primo, il primo cambiamento regola che è stato negato per poco. Le prime squadre di entrambe le conference vengono cambiate e abbinate a tutte le altre in base al loro andamento. Questo vuol dire. Questo vuol dire che forse si sta pensando di togliere le due conference. Che ne pensate di questa potenziale modifica? Potrebbe essere. Potrebbe essere sensata. Se ne è parlato tante volte anche nell'NBA reale, cosa che non credo succederà mai. Vediamo assieme il draft 2006, che io vi ricordo è un draft molto interessante, più che altro per le prime paio di scelte, ovvero quello di Shaquille O'Neal. E sarà curioso vedere Shaquille O'Neal in quest'era un po' più eh, moderna, così come è stato vedere il nostro Giannis negli anni 80, che ha aperto la strada per gli europei in questa lega, ha aperto la strada per lo sviluppo della SBL in tutto il mondo, i Detroit Motors. Hanno preso la 1. Dovevano avere la 2 in realtà. Perché la 1 dovevano avercela i Phantoms. Ricordo che è ritornata la lotteria, anche se non ve l'ho fatta vedere dal, dal torneo, che ha cominciato a non funzionare bene una volta che si è allargata troppo la lega. E alla 1, ovviamente, vanno a prendere Shaquille O'Neal from LSU. Vedremo se porterà finalmente i Motors a contendere per qualcosa di interessante. Perché una di quelle franchigie, non sono tante. Però è una di quelle che non abbiamo praticamente mai visto. Ad alti livelli, se non ricordo male, potrei sbagliarmi per l'amor di Dio. I Pittsburgh Phantoms, alla 3, prendono Alonso Morning. Ci sta, e praticamente questo draft, più o meno, è finito qui. Eh, alla 3, gli Arizona Phoenix cambiano la 3 e la 35 per Michael Bridges e Steve Novak, il cinturone. Ok, e quindi sono i Philadelphia Rebels a scegliere la 3 e vanno a prendere Jim Jackson. Alla 4 i Supersonics scambiano a loro volta la scelta con Stanley Roberts e Kira Lewis Jr. Ok, e sono i Cleveland Monsters a scegliere la 4 che poi sceglieranno anche la 6. Randy Woods alla 4. L'Afonso Ellis alla 5, e la 3 Sprewell. Beh, questo è interessante. Alla 6. Poi sono andati via David West di Christian Lettner. Interessante alla 8, 77 di overall. E via via tutti gli altri. Veramente un draft, a parte i top top. Veramente triste. Questo. Abbiamo una frege, sia abbastanza interessante. Dico abbastanza perché i due top in realtà sono restricted, perché escono dal contratto da rookie. Quindi 99% pareggeranno e torneranno nelle rispettive squadre. Ma c'è comunque. Qualcun altro di molto interessante ci sono state alcune rifirme, ma anche alcune firme perché per dire: Pedro Stojakovic è passato da Atlanta dove aveva giocato tutta la carriera ai Generals con un giovane Donovan Mitchell e il resto della squadra. Dovrebbe esserci Tony Parker qui a fine carriera, eh sì. Infatti, Che aveva vinto il titolo con Giannis all'epoca. Eh, Devin Vasselli è andato ai Checkers, altra squadra di Giannis, da Golden State. Mark Williams è andato a fare il centro titolare della squadra di Kobe dei Seattle Supersonics. Che vedremo se riusciranno a, intanto, è diventato 24. Hobby, il Mamba Effettivamente, vediamo se riuscirà a compiere quella fase seconda fase di carriera alla MJ. Per capirsi, se avete seguito gli ultimi episodi, capirete. Comunque la squadra si è un po' rafforzata per quanto rimane, mediocre. E Kyle corver è andato agli, ai Washington Red Hooks. È il classico momento di girare la ruota, vediamo dove caschiamo quest'anno con il draft. Andiamo nel 2008. Prima di iniziare a simulare, vi faccio notare che. Lebron non ha rifirmato il contratto, stranamente, perché di solito lo rifirmano sempre in estate, che sia l'anno della Day Decision, un po' verso la fine del suo prime, anche se in realtà il prime di LeBron non so se è ancora finito cioè è finito a 38 anni probabilmente quindi vabbè, sono ancora 5 anni di prime tranquillamente, vediamo se sarà l'ultima stagione in quel dei Boston Beacons che tra l'altro partono primi nel uh, power ranking, i campioni in carica dei Mariachis sono solo, solo, tra virgolette settimi trade non particolarmente importanti alla, in zona deadline diciamo Ben Wallace per Glenn Robinson ma sarebbe stata più interessante qualche anno fa sono entrambi verso fine carriera Il resto quel che è, non c'è Nulla ma che di nulla 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 da vedere di questo, di questo All Star Game: 140-105 per la Western Conference, netto MVP. Kobe Bryant con 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist con 11-19 dal campo. Ah, guarda un po': primo MVP in carriera per il numero 35. Vabbè, i numeri sono un po' così esotici, ma è un multiverso, accettiamo per quello che sono. Timothy Duncan, 23 punti, 14 rimbalzi e mezzo, 4 assist e mezzo, 1 recupero e 2 stoppate e mezzo. Temo abbia vinto pure il difensore in tra l'altro col 43 da 3. Tira pure da 3 in questo universo. Tim Duncan. Chi le avrebbe detto Shaquille O'Neal? rookie of the Year con delle cifre assolutamente impressionanti, con la doppia doppia di media. Darius Garland, il sesto uomo dell'anno perché dietro ad Ali Barton, se non ricordo male, con quasi 20 punti di media, e avevo visto giusto, beh ma ci sta, cioè voglio dire, 14 rimbalzi e mezzo e 2 stoppate e mezzo rischia di essere primo per rimbalzi e per stoppate, cioè ci sta tutto. Tashon Prince most improved, ah, hai capito, e il coach degli Utah Range, dove gioca Tashon Prince, coach of the year. Ah, Steve Nash, James Harden che ha il muscolo lombare stirato però attenzione Team Duncan LeBron e eh, Dwight, il primo quintetto All-SBL Quello difensivo vede già Shaq nella stagione da rookie Team Duncan LeBron, Juru Holiday e Dwayne Wade Il primo matricolo è questo qui, beh nessuna sorpresa mi viene da dire Classifica tiratissima a Est con gli Stags che tornano in vetta la Easter Conference con 50 vittorie Occhio sempre a Chicago, sempre lì Utah 60 vittorie con Giamorante e Jaden Ivy. Ah, out of nowhere proprio questa, eh. Hai capito? Utah è una squadra di quelle che non abbiamo mai visto da nessuna parte, tipo. Quindi bene, bene. E i Mariachi si campionano in carica comunque sempre lì. I Sonics, male. E allora ecco qui il bracket. Andiamo a viverci i playoff 2007 assieme. Signori, potremmo avere un finale in volata in questa gara 7 del primo turno tra i Toronto, e l'Askis. Tra Young, tiro pazzo, tripla. Ma quello è Tra Young, può segnare assolutamente queste cose. Tripla del sorpasso 101 a 100 contro. Uh, bella palla, non faccio neanche in tempo. Marco Milic con la schiacciata del contro-contro-sorpasso. Eh, dicevo: Madonna Tra Young, ma madonna che partita segnano tutti. 23 di Dagno, mi fanno vedere quanti punti ha fatto il Traiang. Ancora a sorpasso. Calcolvere deve entrare. Eccolo qua. Chiamato timeout per gestire l'ultimo possesso. Dicevo, Washington. Non l'abbiamo molto vista finora in questa serie. Vediamo cosa riescono a fare. C'è Lauri in possesso palla. Si gioca il pick and roll. E poi si va a prendere la tripla dal palleggio. Sfortunatissimo, Lauri qui. Eh, era anche un buon tiro, tutto sommato. Fallo sistematico di Ocoro. C'è Big Ben Gordon, che non ha fatto chissà quale partita fino adesso, ma ha due tiri liberi importantissimi. È un ottimo tiratore dalla linea della carità. 104 a 102, 13,5 secondi da giocare. Diventano 5 punti. Direbbe. Diventassero 6 sarebbe. Eh, esatto, ancora più importante. Però non è finita. Più 3, finiti dai mount, evidentemente per Washington. Vediamo se Lauri si prenderà un'altra tripla. No, sì, sì, invece. Sì, invece. Cai, Lauri. Forse con un po' troppa fretta, perché sette secondi e mezzo forse era meglio il caso aspettare. Però, insomma, Let Lauri Cook direbbe. Ma adesso lasciamo cucinare Tra Young, forse che deve rispondere dall'altra parte. Mekaoka forse va a giocare il pick and roll. Sceglie la penetrazione, step back da centroarea, sbaglia. Niente time out a fondo campo, impazzisco se segna. Ok, abbiamo il supplementare, signori. Probabilmente avremo un altro finale in volata anche nel supplementare, 30 e poco più secondi da giocare. Gli Askis sotto di uno. Palla per lo egg. Uno contro uno. Biombo. Ok. Va bene. Sorpasso col canestro di Biombo. E adesso sta Washington rispondere. Di nuovo il pick roll che abbiamo visto prima con Adebayo, questa volta la scelta è diversa, è giusto, arriva l'aiuto di Ben Gordon, la tiene Adebayo, mamma mia, Ben Gordon aveva quasi fatto un miracolo difensivo. Bravi ma anche fortunati i Red Oaks, non è ancora finita. It's time to shine per Ace Trey, che si prende un altro, però il giusto tiro sbaglia, questo biombo è nettamente il miglior giocatore di Toronto Askis. Sì, l'ho detto veramente, schiacciata, che vale il più 1, laurea da 100. Quattro sbaglia e quattro punti consecutivi di Bismack Viombo portano i Toronto Raskis al secondo turno. Io non so più cosa sia reale. E l'altra sfida è l'ennesima sfida tra LeBron e Curry, che tra l'altro si marcano tra loro. C'è LeBron che sta marcando Steffi in questo momento. Ok, PJ Tucker su Clay Thompson. Nonostante la presenza di Lonzo, palla buttata a Jeremy Sociano, recupera un ottimo pallone. Palla sotto per Lonzo, Ball ed è più 5. Attenzione ai ah, Boston Beacons non ci stanno i Zefis bomba di Danny Alvia su assist di Curry ma quindi LeBron gioca da playmaker perché se lo marca Steph bellissimo passo e tiro di mano sinistra approfitta del mismatch io non so quale sia l'idea di Chicago di far difendere Steph su LeBron qui stoppata di LeBron che probabilmente chiude la partita PG Tucker con una velocità veramente imbarazzante porta a casa l'end one che vale il secondo turno fanno l'upset in trasferta a PG Jay Tucker si prende i fischi di tutto il palazzetto, ma gli Zephyrs sono a un passo dall'eliminazione. E allora LeBron rimette un po' più in equilibrio questo scontro infinito durante tutta la carriera tra lui e Curry passando e battendo il secondo. sì, adesso si trova Cleveland, tra l'altro, al secondo turno. Niente di interessante da vedere in questo secondo turno. Cleveland batte 4-1. Scusatemi, Boston batte 4-1. Cleveland. I mariachi sbattono Denver, che era la squadra caricata. Di eh, Carmelo, Tim Duncan, Yong Ming, Simon, Jamal Crawford e tutti quanti. Ma eh, questo terzetto qua, ragazzi, gioia dei Magari di Zion, per non parlare di Germino, sembra effettivamente in un momento difficilmente battibile. Saranno gli Utah Range a farlo? Capiamo. No, i mariachi stornano alle finals. Ma guardate un po' chi si trovano contro i Boston Beacons di LeBron. Quindi LeBron, in quella che potrebbe essere effettivamente la sua ultima stagione a Boston, li riporta alle NBA Finals, perché hanno già vinto un titolo e hanno fatto almeno un'altra, forse due altre apparizioni alle Finals. Adesso eh, faccio un po' di confusione inventando in simulazione, eh, i mariachi però sembrano altra roba. Eh. E però in realtà LeBron si presenta con 31-4-5-4 e la gara 1 la vanno a vincere... I Beacons in trasferta Eh, attenzione. Oh, ragazzi, ho fatto una cazzata. Nel senso, eh, ho simulato troppo velocemente e non sono riuscito a fermare in tempo. I Boston Beacons hanno vinto il campionato NBA 4-2. In realtà, è stata una serie più equilibrata di quello che poteva sembrare all'inizio. 22 punti e mezzo, 7 rimbalzi e mezzo, 7 assist e mezzo, 3 recuperi, quasi una stoppata e mezzo di media per LeBron. Eh, gara 6 era anche equilibrata. Io proprio per questo mi sono fermato. Eh, per entrare a vedere chi avrebbe vinto e non ho fatto in tempo. Vinte due in trasferta, 1 1, poi le partite in casa. I Mariaci hanno vinto la, la quinta da loro, e poi la sesta l'hanno persa in trasferta. Quindi LeBron torna sul tetto della SBL dopo tanti anni. E adesso c'è un grande quesito in estate: perché firma, rifirma o oh no? Visto che sarebbe l'estate della Dead Decision, dopo aver vinto un titolo, mi verrebbe a dire che sarebbe anche da rifirmare. Vediamo, scopriamolo assieme. Si tira un altro grosso pezzo della nostra SBL, un altro sicuro membro del, del team del 25 anniversario. Gilbert Arneas, 20 punti, 5, 5 rimbalzi e 8 assist di media per lui, 2 volte MVP, 5 volte campione NBA e 4 volte Finals MVP. Uno dei GOATS della nostra SBL. Arriviamo allora al draft 2007. E attenzione! Perché sarebbe il draft 2008, molto vicino tra le due date, che è un draft molto molto interessante. E i Pittsburgh Phantoms che di nuovo si trovano qui in fondo, perché non riescono a ingranare a creare delle squadre competitive, possono salvare la propria franchigia, non andando a draftare Kevin Lova alla 1, ma no, 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 niente. Pittsburgh, mi sa che è destinata. No, ah, beh, non che vi lo faccia schifo, però voglio dire, se puoi prendere... Brooke Lopez alla 2. E quindi di conseguenza, no, non nessuno vuole draftare Westbrook, tipo per dire... Eh? Wow, wow, però. La 3 è Elmore Spencer per Chonsi Billups. la, Portland. Che coraggio a dar via Bilups, così che comunque, se non sbaglio, aveva all'incirca una novantina di, di overall. E quindi Portland va a draftare Derrick Rose. Eh, e vorrei anche ben vedere. E alla 4 i Motors vanno a creare una coppia che fa paura a tutta l'NBA: ovvero un giovane Shaq e un giovane Russell Westbrook nei prossimi episodi sicuramente vedremo i Detroit Motors ad alto livello e che bello vedere questa, questa coppia lavorare assieme, vediamo come andrà. Oh, guarda un po' chi c'è la numero 5, Danilone Gallinara e Minnesota Evergreens. Portland, dopo Derrick Rose, prende anche Eric Gordon e rifonda sui giovani, gli Spurs prendono O.J. Mayo, eh, George Hill va alla 9 e Roy Ebert va alla 10. Alla 11 gli Spurs hanno preso Michael Beasley, 78 di overall, considerabile una stima, poi Baka anche alla 13. Battum, eh, insomma, un draft abbastanza profondo. DJ Augustin è andato agli Warriors alla 18. Di Andrea Jordan alla 22. È stato un bel draft questo 2008. Ullala, uh guarda qua che free agency! Allora, lasciando stare Zion e Morant che rifirmeranno, abbiamo Grant Hill Lamarcus Marcus Aldridge. Kyrie Irving, Kobe Bryant, che a sua volta è free agent e deve fare una decisione molto importante per la sua carriera, e Lebron James. E io adesso, come dicevo prima, non è facilissima la scelta, eh. Vediamo un po' allora perché queste decisioni potrebbero assolutamente cambiare il destino dei prossimi anni della SBL Allora, Garland, Hunter, Zion, Kyrie Irving hanno tutti rifirmato ai, alle proprie squadre Jabari Smith ha rifirmato, La Oldridge, Vucevic, Wendell Carter, qui grandi rinnovi Eccoli! Uh, hanno, cambiato squadra, hanno cambiato squadra entrambi! A Sacramento Redwoods con Jaren Jackson Jr. E un vecchissimo, Beh, non troppo vecchissimo uh, Steve Nash. Ulla. Ah, però va. A dove sta a giocare? LeBron. Ah, dopo aver vinto il titolo, pensa a te. E come invece va in New Jersey Generals? Un po' più vicino a casa con. Droman Mitchell e attenzione anche ai Zephyrs che si rinforzano prendendo Jimmy B. E ai Rockies che si rinforzano prendendo Tyrese Maxi. Mamma mia, che movimenti! Quest'estate. Wow. E quindi per controbilanciare, Grant Hill è stato preso dai Beacons al posto di LeBron. In parole povere, lasciate stare i roster che sono quelli della, della Summer League. Probabilmente, Michael Bridges è nato ai Phantoms Vediamo se riuscirà a far risalire un po' le quotazioni di quella franchigia. Nuovo anno, nuovo draft, nuovo giro di ruota. Torniamo indietro nel tempo, a quanto pare. 1993 di un millimetro, pronti allora per questa nuova SBL? Perché la lega è sempre la stessa. Ma quando nella stessa estate si spostano Lebron e Kobe, per quanto siano verso la parte fine della loro carriera, ovviamente tutto cambia. Sono impazzite le squadre in questa stagione: trade da destra e a manca, proprio pazze, scatenate. Io vedo un Nans Reed per Eric Dampier. No, gli Askis che trenano Biombo, eroe del loro passaggio del turno dell'anno scorso. Veramente degli ingrati. Ah, avevo letto Jaden Ivy che era Auta che gli aveva fatto fare la stagione della vita. Mi è venuto un colpo. No, 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 ok. Vabbè, niente di incredibile. Signori, potremmo avere un finale invorata anche nello Star Game. Quest'anno ci è andata bene. Probabilmente 118 Easter Conference, 117 West Conference. C'è anche il Mago Barniani sul parquet di gioco. Lauri non gli passa la palla. Se ne frega, Lauri with the Dagger. 121 a 117. E grazie a quel canestro, la Easter Conference vince lo Star Game. LeBron Top scorrerà a ovest. Grand il top scorer est. Però, visto il canestro finale vista la partita, diamo la MVP a Callauritie. No, oh, LeBron continua la sua legacy da 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, flirtando con la tripla doppia di Meda nella sua nuova squadra, i Sacramento Redwoods Ah però Il rookie of the year Derek Ross Non Russell Westbrook 20 punti 2 rimbalzi e mezzo 6 assist e mezzo Sono curioso di vedere Cosa hanno fatto i motors Darius Garland Ancora ovviamente Dietro a Lee Barton Sesto modellano Io fossi i checkers Farei qualcosa a riguardo Ma non sono io Che comando le cose E visti i due recuperi abbondanti Le due stoppate di media Oltre che i rimbalzi Lebron vince Il defensive player of the year Posso dire Giusto così? RJ Barrett Most improved Agli Arizona Phoenix E McFadden Coach of the year Occhio che i Mariachi Sono incazzati. Di aver perso le Finals l'anno scorso Primo quintetto All SBL Lauri Wow Jason Kidd, LeBron, Doncic e Dwight Howard Ma io mi sono accorto adesso di non avervi fatto vedere Questa schermata nella scorsa stagione Vi chiedo, vi chiedo perdono Perché so che è molto interessante Alcuni aspettano questa e, scusatemi 27 punti Top scorer è Lauri Ecco perché il primo quintetto all'NBA Tra l'altro spoiler anche 10 assist di media Dwight Howard 27 punti 26 LeBron James, 25 e mezzo Grant Hill, 25 e 25 per Morante e Doncic ma anche per Magredi e Kit Van Horn. Howard è primo per rimbalzi, quasi 13, 12,5 12 e mezzo Tim Duncan, 12 Eiton, quasi a 12 bugli e poi sopra gli 11 anche al Jefferson e praticamente anche Banchero. E primo per assist no, Lauri non è primo perché è quasi a 11 Jason Kidd e poi Lonzo Bola a 10, 10 Lauri abbiamo visto, 9 per Curry e LeBron. Recuperi Jason Kidd, il primo, 5, poi Eddie Jones e poi LeBron. Sopra i due, anche Rondo e Holiday. Stoppate. Abbiamo Alonso Morning, primo 2,5. Poi Sheck alla seconda stagione. Che comunque fa 18:10 abbondanti. Alla seconda stagione, Dwight Tower 2, Jaren Jackson, Walker Kessler e LeBron James 2. Questo è il tabellone dei playoff, in realtà LeBron ha fatto il, i playoff solo da settimo seed, o che ci ha vinto il titolo l'anno scorso, a est da settimo seed. Denver ha anche un po' una delusione e a est Kobe non ha fatto i playoff con i suoi Generals, che sì, aveva una squadra un po' mediocre Eh, diciamo che queste scarpe di MJ non sono così difficili, non sono così facili da riempire per il buon Mamba. Oh, e Lebron ha di nuovo passato il primo turno da, da settimo. E di nuovo incontra il secondo turno il sesto. Io queste coincidenze con l'anno scorso sono mistiche. I Denver Rockets battono in trasferta i eh, Dallas Toros. E attenzione, questo forse è il secondo turno più interessante. I Mariachis contro i Rockies, Sono le due squadre. I Mariazzi sanno 4,90 di overall e i, Ca i Carmelo Anthony, sì va bene, i Denver Rockies ne hanno 3. Tutto deciso a est con gli Orlando Magic che fanno la sorpresa, battono il terzo seed e poi anche il secondo. Washington che avevamo visto l'anno scorso, Milwaukee da prima batte i, i Zephyrs e qui doppia gara 7. Tra l'altro volevo farvi notare Wade contro LeBron e qui c'è Carmelo, quindi la classe 2003 ancora stay strong. I Corsairs si hanno battuto facile i Redwoods, quindi Wade vale fine di conference battendo LeBron. Ma qui attenzione: palla Denver, palla che pesa tantissimo. Si va da Wyoming contro Germeno Neal, bel taglio sotto di Rush, però marcato molto bene da Robert Torri. Si va di nuovo fuori per Dalenterri, Non c'è in campo Carmelo, si prende una tripla difficilissima e la sbaglia. E eh, mi sa che i Mariachis sono a un passo dalle finali di conference. Sta Greg Anthony a mettere questo tiro libero per chiudere la partita. Ebbene sì, i Mariachis dopo una spettacolare regular season tornano alle finali di conference. Ed È incredibile come una squadra da 3.90 di overall non riesca ad arrivare in fondo <ride> la maggior parte delle volte per colpa dei Mariachis. Uno contro 6 a destra e uno contro 6 a sinistra. Niente miracoli, 4-1 4-2, numero 1 contro numero 1, Milwaukee Stacks Stax che tornano alle finals dopo tanti anni contro gli Elpas. Mariachis. E sembra una serie molto equilibrata, adesso abbiamo una quinta partita da giocare al passo. che viene vinta grazie a un parzialone di 43 a 26 nell'ultimo quarto, 37-7-8 di T-Mac, 32-10 di Zion, madonna santa. Ma gli Stacks forzano gara 7, o ciò? Gara 7 però ragazzi, che non è per nulla, per nulla competitiva. I Milwaukee Stacks hanno fatto, secondo me, ben oltre quello che potevano fare portando la serie alla settima, i Mariachis 124 a 97 vincono 4 a 3 il titolo NBA 2008. Onore comunque a Rondo, Dwight Howard e a tutti gli altri degli Stax che hanno forzato una dinastia fino alla gara 7, ma questi Mariachis domineranno la SBL per il prossimo futuro senza alcun tipo di dubbio, per quanto Germano Nees sia un po'... Stia invecchiando. Eccoli qua calzano il titolo. Ma T Mac e Zion già bastano. Secondo me. Per conto loro, mettici vicino pure Giurolide e vediamo chi vince la MVP delle Finals. Parrebbe T Mac. Che non l'aveva vinto nel primo, Nella prima round titolo aveva vinto Zion E invece qui È proprio T-Mac 23 punti 5 rimbalzi, 7 assist recupero una stoppata Con delle ottime percentuali Tranne ai liberi Sì l'aveva vinto Zion Prima tra l'altro Sono non, non me ne ricordavo 4 finals consecutive 2 vinte 2 perse Ma gli Zephyrs se... Scusatemi I mariachis Sono lì da tanti Tanti anni Ed è per questo Che per dire squadre Come i Denver Rockies Non vincono mai Signori miei Il draft 2008 Devo farvelo vedere così eh, Come vedete è successa una cosa un po' preoccupante. Io cercherò di non preoccuparmi troppo. Incrociamo le dita e cerchiamo di fare come Dio comanda. Quest'ultima stagione, uh, Jamal Mashburg, viene preso alla 1 dai Phantoms. Altra scelta rivedibile, veramente. Questi Pittsburgh sono in un delirio tremendo di, 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 di gestione della franchigia incredibile. Temo possono essere venire riloccati molto a breve. Alla 2 i Bob che spendono. Chris Webber, Penny e Valat 3, i Sonics, Isaiah Ryder, Wim Baker e tutti gli altri. Anche questo draft, niente proprio di eh, indimenticabile. Beh, un Nick Van Hex era al 16, però la considerai una still. Molti rinnovi in quest'estate, come Stademan, Jaren Jackson Jr., Yao Ming, Jer Smith, Kevin Knox, vabbè, un po' meno importante, Randy Foy. bla bla, bla. Ecco, questa è invece è una buona notizia per la Lega perché Kyle Lowry, non chiedemi perché, ma ha firmato forse per dei soldi irrinunciabili ai Pittsburgh Phantoms, magari con Kevin Love, e Michael Bridges in ascesa eh, e Alonso Morning ovviamente riescono a costruire qualcosa di buono. Dai che forse sono stato troppo cattivo con loro, Tation Prince ha firmato agli Orlando Magic, che hanno una buona, buona squadra, e Ben Gordon dopo un'intera carriera agli Askis va a fare coppia con Jason Kidd e gli altri agli Spurs, vediamo se tornano ai fasti eh, dei primi anni di questa SBL. Ultimo giro della ruota per questo episodio della SBL, vediamo dove ci porta nel passato a quanto pare, nell'88. Sono sincero, ho avuto tanta paura che questa stagione non cominciasse per via di quel bug della lotteria e del draft, invece... Uh, per fortuna ha funzionato. Speriamo che l'anno prossimo funzioni tutto normale. Perché se no non riusciamo più a vedere i draft, le trade e quant'altro. A proposito, vediamo se è stata fatta qualche trade al draft. Uh, mi dici di no, ma forse perché non mi fa vedere quelle dell'estate. Ora concentriamoci sulla regular season 2008-2009. Vediamo se i mariacci scontinueranno la loro legacy delle 4 finals consecutive e due titoli vinti. Beh, occhio che qui invece alla trade d sono successe cose importanti. Perché Josh Giddy, che l'abbiamo visto prima, ai Magic, che è stato tradeato per Troy Brown, e Giddy non aveva, aveva un 80 e abbastanza alto di overall. Più o meno si potrebbe dire la stessa cosa di Kuminga, che viene scambiato agli Spurs. Occhio che potrebbero tornare gli Spurs. Steve Novak, a quanto, vale, vale, a quanto pare vale Terry. Uh, Dale Terry dovrebbe essere e una prima. Gli Spurs si muovono ancora cedendo Michael Porter Jr. una seconda per Dylan Windler. Due anni su tre ci andato male in questo episodio. Western Conference che stravince anche quest'anno con Zion 20 punti in 17 minuti. Anche se forse è Megredi l'MVP con la doppia doppia da 10 assist 4 rimbalzi, 2 recuperi, 4 stoppate Sì, diamolo a lui l'MVP. Dai. Dall'altra parte Barniani comunque. Oh, lui c'è sempre. Eh. Mm, abbiamo un nuovo primo MVP della, nella sua carriera della Lega, ovvero Tracy McGrady, 25 punti, 6 rimbalzi, 7 assist in mezzo, immagino in mariachi abbiamo fatto un'altra stagione clamorosa, e Chris Webber a vincere la matricola dell'anno con delle stats davvero impressionanti, 18, 10 e 5... Uh, Christian Ledner è il sesto uomo dell'anno, anche lui è da poco è entrato nella lega. E Tim Duncan dovrebbe rivincere per la seconda volta il defensive player of the year: con due stoppate e 11 rimbalzi in media. Ha fatto di meglio, eh, per l'amor di Dio. Ah, Russell Westbrook vince il Mip. Però, spoiler: se non ho visto male, Ulla la Madonna. 70 vittorie i mariachis I Motors hanno fatto male in questa regular season. Primo quintetto: All SBL. Guarda un po' chi c'è: Il Mago Bargnani nel suo prime. Team Duncan, LeBron James, mezzo acciaccato. Steph Curry e 3 simigredi. Primo difensivo che vede Kid, Rondo, LeBron, Team Duncan, Alonso Morning. O qualcuno dei Phantoms, finalmente. E primo matricole: Azik, Jamal Meshbur. Anche qui qualcosa non qua, qualquadra qual non cosa. Vabbè, Mesh, Wim Baker, Pegniardo e Chris Webber Miglior record della lega a mani basse per i Mariachis. Lebron è affezionatissimo a questo settimo seed. Uh, si atto il male. Ma anche New Jersey male e Detroit male. E però se Westbrook e Sheck dovessero avere un terzo uomo del, del terzetto, potrebbero essere pericolosissimi nel prossimo episodio, ma lo saranno comunque, secondo me. E Zion, il top scorer della Lega, 26,3 punti. Io non ho capito perché si segna così poco in questo multiverso della SBL. Non so perché le regole dal punto di vista dei falli e del modo di fischiare, quando cambiano, le ho sempre cambiate assieme all'era. Quindi... È strano, non saprei se la lega è molto equilibrata, e allora forse per quello. Buh. 26 Curry, poi sopra i 25 Arden Curry, Morant, 3 Simegradi che sarebbe l'MVP, e Dwight Howard. Primo per rimbalzi Andrea Bargnani, wow, Duncan secondo a pari merito con Tim Duncan, sopra gli 11 anche Mobamba. Dal nulla e Paolo Banchero. Due uomini sopra i 10 assist. L'Onso addirittura sopra gli 11. E poi Rondo 10-3. A 9 Garland, Arden, Westbrook, Lauri e Billus. Poi in realtà praticamente a 9 anche Carey e Jason Kidd. Recuperi due uomini sopra i 2. Kidd e Rondo. LeBron, questa volta di poco, ma scende sopra, sotto, scusatemi, i 2. E eh, Alonso Morning. Tre stoppate di media a partita. Tim Duncan. Poi il defensive player of the year 2-1. 2 1 Sheck, 2 1 Ming, 2 Stade, Ma Ibert, Ace, e eh, poi quasi a 2 anche 2 Hightower. Eccolo il tabellone dei playoff, viviamolo assieme. Abbiamo subito il primo turno e il passo contro Rockies. Eh, Rockies quindi eh, Denver contro il passo, incredibile matchup per essere il primo turno. Qualche garassetta al primo turno ma niente di particolarmente equilibrato I Rockies altro anno, altra disfatta Io quel terzetto lì, non so se andrà disfatto cosa faranno, non lo so Ma mi pare che finché Zion e McGreddy rimangono assieme non c'è molta storia Per il resto anche LeBron esce e male pure eh, 4-0 al primo turno Ma per il resto tutto regolare Sorprese nel secondo turno a Est perché i Toronto Huskies battono 4-1 Steph, Jimmy e Clay e gli altri. Vabbè, Sheriff ormai una certa, non è più un, un fattore. Tra Young batte Steph Curry a quanto pare. Ah, ecco anche perché. Perché è stato preso Ben Wallace a difendere l'area, ad aiutare tre in difesa. Beh, molto sensata questa presa. Milwaukee sopravvive a un'altra gara 7 in trasferta questa volta e batte Indiana. Abbiamo già un verdetto signori, il Ma passo Mariacis sono già le quinte SBL Finals consecutive, potremmo avere un rematch se questo attacco va come deve, Dual Tower contro Ben Wallace, vediamo questo mismatch, che non è un mismatch, questo match volevo dire grandissima difesa di Ben Wallace, 100% senza spazio, Dual Tower se ne frega totalmente e mette il canestro che potrebbe regalarci il rematch delle scorse Finals, ottimo pick and roll qui, non è finita. Vicenzino Esposito con la palla tra le mani, ancora in campo, ancora alla sua età. Ormai palleggio resto e tiro per Vincenzino, che è assoluto protagonista di questa SBL, o quantomeno di parti della SBL. Non esageriamo, fallo, adesso serve un 2 su 2 per Maturin per firmare la qualificazione, potremmo chiamarla alle finals 105-102, buono il primo, ottimo tiratore dei liberi, il buon Benedict gliel'ho guffata brutalmente come al solito un grande classico time out Toronto eccoci per l'ultima azione della partita è proprio Esposito in possesso palla ottimo passaggio in realtà per l'Uoldeng per la tripla del pareggio con un po' troppa fretta è vero, ma se il tiro è buono va preso. E voi mi direte, beh ma Triang, è tra Young dov'è? È infortunato in questa gara 7, non sta giocando. 105 pari. Adesso sta Rondo e Dwight Howe a rispondere. poco più di 10 secondi da giocare. Verrà data la palla sotto a Dwight come prima. Uh, c'era qui per un attimo il passaggio. Io non ho capito perché è stato tolto Ben Wallace dalla difesa. Mi sembra un suicidio. Ehm, mamma mia, pensavo fosse una stoppata, invece no. Fallo. Di. non so chi, devo essere sincero: 34 e 13 rimbalzi, 72% dal campo. Due Toward, lo sapete, non è un grandissimo tiratore di tre liberi però. Il primo lo mette: che quello è importante. Non ho idea se abbiano ancora time out gli avversari. Potrebbe anche sbagliare il secondo. Sceglie di segnarlo. Sono senza time out, e adesso dovranno inventare qualcosa da fondo campo. Ho già visto cose anche. peggiori di questa Bobby Jackson manda alle finals i Toronto Huskies così senza Trae Young che sia la squadra del destino allora eh, Trae Young non torna per le finals tra l'altro anche Ben Wallace infortunato ma lui potrebbe giocare frattura la rotola a sinistra che sfiga eh, ragazzi, il confronto è impietoso. Cioè, non prendiamoci in giro. Il confronto, sì, infatti, Ben Wallace gioca. Il confronto è veramente impietoso. Impietoso, cheat. Gli Askis vanno a vincere la prima. Ha ah, il passo di 3. 37 punti di Vincinzino esposito 33N. Oh la Madonna. E, eh, ragazzi, purtroppo. Prestazione di Aiversoniana Memoria per Vincenzo Esposito, partitona la prima va a vincere in trasferta contro la dinastia totale, vi ricorda qualcosa, appunto sì, le Finals NBA, Finals 2001, che qui non sono esistite, 4 a 1 e il passo Mariacci, se neanche particolarmente combattute le successive quattro partite... Vabbè, ah eh, gli Askis non so neanche come ci siano arrivati, anzi, sì, lo so, l'abbiamo visto tutti, è stato incredibile come sono arrivati le Finals. Secondo titolo consecutivo per i Mariachis. E questo duo, Zion e McGrady, rischia di diventare il duo più forte della storia eh, del basket, <ride> per dire una cosa proprio da niente. Eccoli qui che alzano il titolo. Io personalmente credo che il duo Westbrook. Uh, Sheck abbia le stesse se non più potenzialità di questo, ma ancora non è pronto. Magredi, oh, poi ci sono meriti anche di Joy Day e di, di um, Germain eh, non prendiamoci per il culo, e poi di tutti gli altri. Magredi, back to back, finals MVP, con addirittura 34 punti di media serie imbazi e 6 assist. Beh, eh, ragazzi, incrociando le dita che in off season vada tutto bene per il prossimo episodio. Adesso indago poi uh, off registrazione. Grazie per essere arrivati fino in fondo, altre tre stagioni davvero emozionanti della SBS. Sono cambiate tante tante cose e tante, secondo me, cambieranno come sempre nel prossimo episodio del prossimo mercoledì. Dele come mi piace, dele con le iscrizioni, dale con i commenti. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao boys!